ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi video haul. Ultimamente ho fatto un po' di acquisti che sono andata a posizionare sull'anella qui alle mie spalle, ed è da un sacco di tempo che sul canale non pubblico più un video dedicato allo shopping, proprio perché ultimamente, in questo ultimo anno si può dire, ho fatto davvero pochissimo shopping e sono molto contenta di questo, devo dire. Però sta arrivando l'estate, o almeno si spera, perché qui ultimamente, in quest'ultimo mese, da quando è iniziato maggio, praticamente ci sono tipo 10 giorni di pioggia e un giorno di sole, o comunque i giorni di sole sono davvero molto molto pochi, e invece la pioggia continua ininterrottamente e sinceramente mi sono un po' stufata. Però ovviamente nei negozi, come giusto che sia, sono uscite le collezioni primaverili estive e sono stata attratta, quindi ho fatto un pochettino di shopping e adesso vi faccio vedere tutto. Come notate, alle mie spalle, oltre alla rella con i vestiti, c'è anche la scritta, un po' si intravede un pochettino, sì, si intravede, ok, la scritta Happy Birthday, perché qualche giorno fa è stato il mio compleanno. Su Instagram ho postato la foto proprio con questa scritta che ho preso su Wish. Ve lo dico anche qui perché in tantissime su Instagram in direct mi avete chiesto dove avessi acquistato la scritta. Ho preso tutto su Wish con larghissimo anticipo, quindi se avete intenzione di acquistare queste cosine, fatelo con molto anticipo, anche 3 mesi prima, perché le spedizioni sono super super lunghe. Comunque, detto questo, partiamo con il video haul. Come prima cosa vi faccio vedere questa maglietta che ho preso da H&M. Le cose che ho preso da H&M sono un po' stropicciate perché ancora non le ho neanche messe a lavare e non le ho ancora stirate. Comunque, la prima magliettina che ho preso è questa, ed è una classica maglietta a maniche corte, rosa cipria. È abbastanza, non è super coprente, anzi è un pochettino trasparente, devo dire. Ha questo nodino, non so se si riuscite a vedere, ha questo piccolo nodino che poi viene qui sulla pancia. È una maglietta non troppo lunga, è quasi un crop top, più o meno arriva qui. Dietro è semplicissima, c'erano di diversi colori, ho preso la taglia S e l'ho pagata €7,99. Queste le vedo benissimo, ultimamente sono in fissa con le t-shirt, queste le vedo benissimo con degli shorts, con dei pantaloncini tipo questi, vedete, un po' morbidini a vita alta, e magari anche con una sneakers bassa, perfette per l'estate, look super sportivo e molto molto comodo. Infatti ne ho presa un'altra, sempre da H&M. Questa, in realtà, quando le ho acquistate, le ho prese così senza nemmeno provarle, e pensavo che fossero identiche. Invece questa è molto molto più aderente, resta proprio più aderente al corpo. Anche di questa ho preso sempre la taglia S, questa infatti costava €9,99 e ci ho fatto caso dopo. Questa è anche molto più corta, resta proprio un super crop top, quindi resta fuori la pancia e l'ombelico. Anche questa è indossata, sta bene con dei pantaloni, degli shorts a vita alta. E anche di questa, se non ricordo male, c'erano altri colori. Anche questa presenta questo nodo sulla pancia, vedete, ecco qui, però non è proprio uguale all'altra. Questa è sinceramente fatta un pochettino meglio ed è anche più coprente. Poi sempre da H&M, come ultima cosa, ho preso questi shorts. Io in realtà, per quanto riguarda shorts di jeans, ne ho davvero tanti, perché mi piacciono molto, perché li utilizzo sia con i sandali gioiello sia con le sneakers, proprio per ogni occasione. E quando ho visto questi me ne sono innamorata. Hanno un classico lavaggio color jeans e poi hanno tutte queste frange, vedete, sia davanti che dietro. Di questo ho preso la taglia 38, costavano €25, vestono bene, sono queste leggermente a vita alta, sono comunque degli shorts che restano abbastanza corti e mi sono piaciuti molto. Poi passiamo a Primark. Da Primark l'unica cosa per quanto riguarda l'abbigliamento che ho preso e che solitamente prendo sono i pigiami, e stavolta ho deciso di prendere questa vestaglia che è molto lunga, cioè davvero molto molto lunga. Infatti penso di farla accorciare un pochettino perché mi arriva circa alle ginocchia, e invece quando voglio stare comoda in estate, quando fa molto caldo, preferisco qualcosa di un pochettino più corto. Comunque, l'ho presa in taglia S, ce n'erano tantissime, e per estate i pigiamini comunque non sono fatti male, sono anche carini. L'unica cosa che sto notando adesso, qua è riportato che la taglia S corrisponde a una 42-44 italiana. Io porto una 40 ed ecco spiegato il motivo, forse perché mi va così lunga. Vabbè, non vado a cambiarla perché comunque l'ho pagata soltanto €6 per stare in casa, mi va bene anche una cosa morbidina. Comunque, in realtà la loro S ho scoperto adesso che corrisponde a una 42-44, vabbè. Io l'ho scelta tutta grigia, cioè ho scelto questo modello che è tutto grigio con questa mega tazza,
con i glitter che credo dureranno tipo due lavaggi, ma fa niente. Oltre a questo, da Primark ho preso, vabbè, i soliti dischetti di cotone che prendo sempre. Ho preso lo scrub all'anguria, che è in doccia, mi sono dimenticata di preparare, comunque un classico scrub che in realtà funziona anche abbastanza bene, devo dire, un bel barattolone, eh? Il profumo è buonissimo, anche se non sente tantissimo di anguria secondo me, comunque non è male. E poi ho preso una candela che ho già provato ad accendere in casa, che non sa assolutamente di nulla, non profuma per niente la casa. In negozio ho provato ad annusarla e aveva un buon profumo, ovvero di misto frutti, però poi in realtà ho provato ad accenderla qui a casa proprio per poi dirvi la mia, e non sa assolutamente di nulla, non va a profumare l'ambiente, è solo carina da vedere. Vabbè, l'ho pagata, capelli, l'ho pagata 1,50 euro, quindi vabbè, ci può stare, però è solo carina la confezione tutta gialla, super estiva, per il resto non è una candela che profuma. Poi un'altra cosa che ho preso è stata è stato questo set di cavigliere che ho pagato 3 euro, sono delle cavigliere dorate con le conchiglie, fantastiche. In realtà con le conchiglie ce ne sono soltanto due, quella centrale è una semplice cavigliera dorata, però davvero ce ne sono tantissime, avete l'imbarazzo della scelta. E io adoro indossare le cavigliere in estate proprio perché vanno ad impreziosire molto la caviglia e le trovo davvero carine. Poi sono stata da Wisho, dove ho preso questa bralette fantastica, veste molto molto bene. Io ho preso una taglia S, l'ho pagata 20 euro, e è fatta così con tutto il pizzo, è molto bella indossata. Io l'ho scelta appunto verde militare, però la potete trovare anche nel nero, nel bianco, nel blu notte se non ricordo male, lilla e bordeaux. Io mi sono follemente innamorata di questo colore e trovo che con la bronzatura il verde, verde khaki ci stia davvero benissimo. Poi l'unica cosa che ho acquistato da Bershka è stato questo maglioncino che ho scelto in questo colore rosa bellissimo, come una botta di colore per l'estate. Questo l'ho preso in taglia M perché è super super aderente, segue proprio la figura del corpo, a manica lunga, è comunque un maglioncino che non resta troppo troppo lungo, arriva più o meno, sì, più o meno qui, quindi sotto l'ombelico. L'ho pagata sui 15 euro se non ricordo male, è così fatta a costine, c'era di tantissimi altri colori, io mi sono innamorata di questo, ancora non l'ho usata, ma secondo me sta benissimo, indossata anche in questo periodo che ancora non fa caldo, con dei jeans skinny a vita alta, jeans lunghi e la magliettina infilata dentro, o anche magari con una gonna di jeans che voglio acquistare perché mi stanno piacendo molto. Poi passiamo ad ASOS. Da ASOS ho preso questo vestitino, ho preso questo vestito come prima cosa, nero, che sicuramente utilizzerò anche al lavoro perché devo vestirmi sempre soltanto di nero, quindi per l'estate trovo che sia carino. È fatto così con questi volant sulle maniche, quindi a maniche corte con i volant, e poi subito all'altezza ombelico, diciamo, c'è questa cucitura, e poi ci parte, diciamo, la gonnellina che cade abbastanza ampio. In realtà è un vestito che va bello bello morbido. Io questi adoro indossarli con le sneakers, magari le Converse bianche o delle sneakers con i glitter, proprio per dare un po' di contrasto. Questa l'ho presa in taglia 36 europea, quindi una taglia 40 italiana, non ricordo il prezzo perché non c'è il cartellino, però se riesco a trovare tutti i link vi li lascio scritti qua sotto nell'info box, così se c'è qualcosa che vi piace tra le cose che vi ho mostrato potete andare tranquillamente e in velocità a recuperarle e vedere insomma se c'è la taglia per voi tutto quanto. Quindi questo come primo acquisto, che ripeto è bello morbido, mi ero innamorata anche della versione verde khaki, ma la taglia 40 era esaurita, l'ho puntato e ho controllato il sito tipo per settimane, ma era sempre sold out, quindi alla fine l'ho preso soltanto nero. Poi un'altra cosa che ho preso è stata questa camicetta che mi fa impazzire per il colore, guardate che bellissimo colore azzurro carta da zucchero, anche questa l'ho presa in taglia 40, è una camicetta in cotone molto molto morbida con il collettino classico. Ci sono tutti i bottoncini ovviamente, a manica lunga. Questa la trovo perfetta da indossare o arruffata un pochettino in questo modo e degli shorts a vita alta in jeans, oppure degli shorts bianchi, proprio super estivi come colori, oppure
oppure magari si può andare a creare anche un nodino laterale e poi indossata sempre con degli shorts, una gonnellina. Davvero molto molto carina e mi sono innamorata del colore. Poi ho preso quest'altro vestito che invece è super super estivo, anche di questo ovviamente adoro il colore. Questo ha una scollatura molto pronunciata sul davanti, una scollatura V, come potete vedere ci sono i laccetti e dietro avete la schiena tutta scoperta. Quindi ci sono i laccetti che si incrociano, cade bello morbido sul finale a questi volant, ma resta anche molto molto corto, specialmente nella parte dietro, cioè se mi piego praticamente si vede tutto, infatti lo trovo perfetto da utilizzare per le giornate al mare, quindi quando si va in vacanza con dell'infradito, dei sandaletti bassi, perché da utilizzare in città lo trovo forse un po' eccessivamente troppo corto e molto scollato sia nella parte davanti che nella parte sulla schiena, anche se in realtà sulla schiena sta anche bene, devo dire, però dietro resta proprio corto e non mi piace molto questo, se non da utilizzare appunto al mare, insomma in vacanza. Poi non c'è nulla da dire perché il colore è davvero bellissimo, l'unica cosa che nella parte qui del sino mi resta un po' morbido e mi spiace, però molto carino anche questo. E poi l'ultima cosa che ho preso da Argos per quanto riguarda vestiti è stato questo vestito di jeans, guardate che meraviglia, con un lavaggio molto più scuro rispetto agli altri. E anche di questo ho preso la taglia 40, è a manica lunga, sul finale ci sono questi laccetti per fare il fiocchetto, ha questa scollatura leggermente a V ma non è troppo profonda in realtà, poi ci sono tutti questi bottoncini, dietro è molto semplice, resta leggermente più stretto come potete vedere qui dalla cucitura in vita, e poi la gonnellina, cioè la parte sottostante, resta invece un pochettino più morbida, anche questo indossato mi piace molto. Poi per quanto riguarda i vestiti abbiamo terminato. Un'altra cosa che ho preso da ASO sono state queste mollettine. La prima è quella che indosso con la scritta Love, è molto molto grande come molletta e mi piace un sacco indossarla proprio in questo modo, andando a tenere di lato qualche capello, un ciuffo di capelli. E poi ho preso anche la versione con le perle, che poi ho scoperto, non ci ho fatto caso quando le ho acquistate, ma poi ho scoperto che sono di Stradivarius, quindi le potete trovare anche su Stradivarius, perché mi sa che online su ASO sono sold out. Ho preso quindi questo set, una è fatta così, classica molletta, invece questa è più rettangolare, piena di perle, sono molto molto grandi, me le aspettavo un pochettino più piccole, specialmente questa con la scritta Love, e mi piace molto come sta indossata, anche queste sono molto carine. Poi l'ultima cosa che vi faccio vedere sono dei gioielli che mi sono stati mandati dal sito Casetta di Marzapane. Ve li ho già mostrati anche su Instagram Stories, però per chi non avesse Instagram ve li mostro anche qui. Innanzitutto il pacco mi è arrivato all'interno di questa scatolina fantastica rosa con i pois. La cosa carina è che vengono confezionati in maniera molto curata, infatti riproduce un po' la confezione la coppetta gelato, tant'è che c'è anche il cucchiaino con questo fiocchetto e all'interno c'è il gioiello. Io adesso sono andata a mettere tutto qui insieme, però per ogni gioiello c'è la sua coppettina con il coperchio e con il cucchiaino. La prima cosa che ho scelto è stata questa collana con le stelline, che adoro, la utilizzo tantissimo e resta comunque girocollo, non troppo lunga, infatti adoro che non sia eccessivamente lunga in acciaio. Poi uguale ho preso anche il suo braccialetto, quindi anche qui bracciale con tutte le stelline pendenti, ci sono queste pietrine trasparenti e anche questo indossato è bellissimo, infatti adesso me lo metto così ho il completo, cioè guardate che meraviglia. Poi ho scelto quest'altra catenina a girocollo che è identica a questa, con la differenza però che le pietre sono tutte nere, quindi c'è il contrasto tra la pietra nera e la stellina argento, anche questa è bellissima indossata. E poi l'ultima cosa che ho scelto è stato un altro braccialetto, anche questo con le stelline. Esatto, sono in fissa ultimamente con le stelline per quanto riguarda i gioielli, in ogni cosa deve esserci la stellina. Questo è un braccialetto con le palline, tutto pieno di palline, poi ci sono questi pendenti a forma di stellina. Inoltre mi stavo dimenticando, c'è anche un codice sconto del 30% valido su tutti i prodotti all'interno del sito. Io ovviamente da questo codice non ci guadagno assolutamente nulla, ma è semplicemente un piccolo sconticino, insomma, che l'azienda ha deciso di regalare a voi, quindi se lo utilizzate mi fa solo che piacere. Nulla, detto questo vi ho fatto vedere tutte le
cosine che ho acquistato. Joy nel frattempo è andata via, è scappata. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così mettete un pollicino in su ed iscrivetevi al canale per non perdere tutti i miei prossimi video. Vi mando un mega bacio e ci vediamo presto, ciao!